Allora, abbiamo detto nel video precedente che la coscienza si trova in difficoltà per il fatto che le viene mostrato un oggetto diverso da quello che essa supponeva. Essa credeva di aver afferrato il singolo nella certezza sensibile, in realtà, attraverso il nostro domandare, ha dovuto ammettere che l'oggetto del suo sapere non è la singolarità sensibile, ma un universale. Noi abbiamo detto un concetto universale. Ma perché è successo questo? Qui Hegel sembra dire che questa difficoltà in cui si è venuto a trovare la coscienza della certezza sensibile dipende dal fatto che essa ha posto già una prima distinzione, cioè se il sapere della coscienza deve essere in questa prima fase un sapere immediato, essa non può distinguere tra un oggetto e un io, un oggetto che le è in un primo momento l'essenziale, l'essente, e che poi si rivela inessenziale, in modo tale che la coscienza, diciamo così, oscilla tra queste due parti dell'intero, no? Del suo sapere. Da una parte, diciamo così, affida, no? Assegna l'essenzialità all'oggetto, al saputo, ma quando si rende conto che questo suo oggetto le sfugge dalle mani, non è più quello che essa intendeva, quello che essa opinava essere, allora prova in un certo senso a mantenere ferma, salda la sua certezza, ponendo l'essenza nell'io. E allora vi ricordate, noi abbiamo detto, la coscienza dice, questo albero è perché io lo vedo. Ma anche questo espediente non funziona, diciamo così, e non funziona proprio perché la coscienza che deve essere, la coscienza della certezza sensibile, che deve essere una coscienza di una immediatezza, di un sapere immediato, e introduce un elemento di mediazione che in un certo senso la pone in contraddizione con se stessa. Se il sapere dunque deve essere immediato, a questo punto la coscienza non fa più questa distinzione, cioè prende in considerazione l'intero del suo sapere, l'intero della certezza sensibile, cioè quella che Hegel chiama la pura intuizione, reines Anschauung, e non fa più distinzione tra un oggetto del sapere e un soggetto, un io che sa il suo oggetto. Sostanzialmente si attiene al dato immediato della coscienza, si attiene a ciò che vede senza, diciamo così, oscillare tra un essente che in un primo momento è l'oggetto e un essente che in un secondo momento è il soggetto, non fa più questa distinzione, no? Coglie il suo sapere immediatamente senza porre un elemento di distinzione. In questo modo ritiene di uscire da quelle difficoltà in cui noi l'avevamo posta attraverso il nostro domandare. Vi ricordate quando dicevamo, quando si chiedeva alla coscienza di spiegarci che cosa mai fosse il qui, che cosa mai fosse l'ora e così via. Hegel mette la questione in questi termini, cioè ci descrive questa coscienza che cerca in tutti i modi di mantenere saldo il suo sapere come una coscienza che decide di non rispondere più alle nostre domande. Ecco perché in conclusione del video precedente dicevamo, a un certo punto la coscienza non parla più. Parla a suo modo, diciamo così, parla indicando, parla affermando semplicemente quello che vede in questo preciso momento qui e ora, e dice che non si volta per non avere poi il problema di dover ammettere che quello che vede non è più ciò che essa credeva di vedere. Ma vediamo qui le parole di Hegel che sono abbastanza chiare in questo passo. Dice Hegel:
Così a questa pura immediatezza, cioè la pura immediatezza della coscienza, della certezza sensibile, che non pone più l'essenza nell'oggetto e nell'io, che non introduce più questo elemento di differenza, no? Che non fa più distinzione tra un essente, come dicevamo poco fa, e un inessenziale, ponendo appunto l'essenzialità prima nell'oggetto e poi nell'io, ma considera l'intero della sua certezza. Ecco, l'intero è questo, diciamo così, questa immediatezza, questo non distinguere più il suo sapere, ma considerarlo appunto come un intero. Così a questa pura immediatezza non interessa più l'essere altro del qui come albero, il quale passa in un qui che è non albero. Non più interessa l'essere altro dell'ora come giorno che passa in un'ora che è notte, né interessa un altro io a cui è oggetto qualche cos'altro. La verità di tale immediatezza si mantiene come rapporto che resta uguale a se stesso, rapporto che tra l'io e l'oggetto non fa nessuna distinzione di essenzialità e di inessenzialità, e nel quale non può quindi neppur penetrare differenza alcuna. Ecco, vedete quello che dicevamo. Qui la coscienza, per evitare i problemi a cui l'avevamo in qualche modo costretta con il nostro domandare, non fa più questa distinzione, cioè in un certo senso resta fedele a quello che deve essere, cioè a un sapere immediato. Qui immediato significa un sapere che non ha in sé alcuna distinzione, alcuna differenza di soggetto e di oggetto, di io e di appunto oggetto che costituisce il saputo dell'io. Ecco il passo eloquente. Io questi affermo dunque il qui come albero, e non mi volto, per modo che il qui mi divenga un non albero. Io non voglio saperne niente che un altro io veda il qui come non albero, o che io stesso altra volta abbia potuto prendere il qui come non albero e l'ora come non giorno. Ma io sono puro intuire, ecco il puro intuire a cui accennavamo, cioè questo reines Anschauung, no? Questo, come dire, avere immediatamente davanti a sé l'oggetto del proprio sapere e limitarsi appunto a questa visione, senza ragionare, diciamo così, senza rispondere a domande su che cosa sia questo oggetto della visione. Quindi c'è un puro intuire, un puro stare a guardare senza alcuna distinzione di chi guarda e di che cosa sia ciò che è osservato, di che cosa sia l'oggetto del nostro guardare. Dunque resto a questo, dice Hegel, scusate, ma io sono puro intuire, io quanto a me resto a questo. L'ora è giorno o il qui è albero, nemmeno raffronto tra loro il qui e l'ora, non lo raffronto, non pongo, diciamo così, un paragone tra questi due elementi, diciamo così, del sapere, altrimenti dovrei appunto introdurre una distinzione, altrimenti dovrei in qualche modo introdurre un elemento di mediazione, ma se facessi questo tornerei appunto a considerare il mio sapere come un sapere immediato, con tutte le difficoltà che abbiamo visto. Dunque essa non pone alcuna distinzione. Il puro intuire appunto coincide con questa conoscenza immediata in cui la coscienza non fa alcuna distinzione tra sé e l'oggetto del suo sapere. E dunque ripetiamo, nemmeno raffronto tra loro il qui e l'ora, ma mi attengo a una relazione immediata. L'ora è giorno. Ecco, io dico semplicemente, mi limito a dire: l'ora è giorno, qui è un albero e non rifletto, mi rifiuto di rispondere ad ulteriori domande. Mi rifiuto di rispondere ad ulteriori domande, ma, dice Hegel, noi dobbiamo in qualche modo far parlare la coscienza.
non possiamo lasciarla, diciamo così, in questa sua certezza immediata, la dobbiamo stanare dal suo nascondiglio. E dobbiamo nel far ciò chiederle perlomeno che ci indichi ciò che è il suo sapere. Ecco qui un'altra parola chiave con la quale Hegel cerca di concludere questo capitolo sulla certezza sensibile. Ora la coscienza viene, come dire, invitata non tanto a rispondere a delle domande precise sul qui, sull'ora, sull'io, eccetera, eccetera, ma viene invitata ad indicare ciò che essa vede, viene invitata ad indicare semplicemente ciò che essa sa, ad indicare ciò che essa afferma come una verità immediata, l'ora è il giorno, il qui è un albero, eccetera, eccetera. Indicare, in tedesco si dice Zeigen, quindi. In cui vedremo un po' la dialettica di questo Zeigen, di questo indicare della coscienza, che vedremo tra poco avrà come risultato lo stesso che abbiamo visto prima, cioè l'indicare che nella coscienza della certezza sensibile in qualche modo deve restare un sapere immediato insieme a ciò che essa indica. In realtà si rivela anch'esso affetto, diciamo così, dalla mediazione. Anche l'indicare non è un indicare immediato, ma è costituito anch'esso da momenti, un movimento, dice Hegel, che appunto ne rivela la natura mediata, non di semplice. Come dire, intuizione, di pura intuizione, no? Ma il sapere di ciò che viene indicato e dell'indicare stesso è sempre comunque un sapere che implica una distinzione di momenti, che implica anche la negazione di questi momenti, negazione che nella dialettica hegeliana, noi lo sappiamo, non è mai una negazione assoluta, una negazione che cancella ciò che è negato, ma è sempre una negazione determinata, una negazione che mantiene ciò che viene negato, ma dopo che, come dire, dopo che questo elemento che viene negato, in un certo senso, ha compiuto un movimento, dopo che il sapere, appunto, si è in qualche modo esplicitato nel tempo, nei suoi momenti. E ha, come dire, ha compiuto un percorso di formazione come sta facendo la coscienza in questo momento. La coscienza non è mai qualcosa di puntuale, qualcosa di immobile, di fisso, è appunto l'intero processo che la porterà in seguito a esperienze molteplici in cui essa dovrà in certo senso rinnegare se stessa, rinnegare il proprio sapere, la porterà comunque ad evolversi, a conquistare momenti sempre più elevati di consapevolezza di sé e del mondo. Ma torniamo a questa dialettica dello Zeigen, dell'indicare, e Hegel dice a un certo punto noi dobbiamo in qualche modo far dire alla coscienza, no? Dobbiamo far pronunciare la coscienza, se tu non vuoi rispondere a domande precise, devi perlomeno indicare ciò che tu affermi. E che cosa afferma la coscienza? Abbiamo visto poco fa, la coscienza si limita ad affermare che l'ora è giorno e non si vuole, non fa nessun'altra considerazione, no? È un po' testardamente, come dire, testardamente legata, aderente a quello che vede, non fa questione che l'ora possa anche non essere il giorno, si limita al dato immediato, dice il qui è un albero, non si volta per non essere smentita in questa sua certezza. Allora Hegel dice: beh, allora dobbiamo in un certo senso metterci nei panni di questa coscienza che
che sa immediatamente il suo oggetto e non vuol sapere altro, e cercare di farci indicare che cosa sia ciò che essa afferma, come dire, indicaci, no? Che cosa è l'ora, se non ce lo vuoi dire, se non vuoi rispondere delle domande, perlomeno fai in modo che di indicare questo tuo sapere che tu ti limiti ad affermare, che tu ti limiti ad intuire in maniera pura, cioè in maniera immediata. Dunque, se noi ci mettiamo nei panni di questa coscienza immediata e analizziamo questo indicare, e naturalmente anche l'oggetto dell'indicare, in questo caso l'ora o il qui, e che cosa scopriamo? Scopriamo che questo indicare, questo Zeigen, non è niente di immediato. Non è immediato perché? Perché nel momento in cui io mi limito ad indicare l'ora, l'ora è già passata. E dunque vedete questa dialettica, se io dico che l'ora è, intendendo dire che l'ora è un essente, e nel momento in cui io indico questo essente, nell'atto stesso dell'indicare, l'essente, l'istante che io indico, l'ora, Hegel distingue un'ora intesa come istante e l'ora come ora dell'orologio di Stunde, quindi l'ora come istante, nel momento in cui io cerco di indicare questo istante, evidentemente questo istante è già passato. Allora devo dire, devo affermare che l'ora è già stato e dunque non è più. Quindi vedete il movimento dialettico, non è semplicemente un dire l'ora è il giorno, ma è questo movimento dell'indicare, appunto, una serie di momenti, di tre momenti per la precisione, in cui l'ora prima viene affermata, poi viene negata e poi questa stessa negazione viene negata, per cui abbiamo una negazione della negazione che ci riporta alla prima affermazione, per cui l'ora in realtà viene conservata nel terzo momento, nella sintesi. Questo movimento ci mostra quindi la natura mediata del nostro sapere, ci mostra appunto che sapere, dire l'ora è il giorno, e significa al tempo stesso dire anche che l'ora è la notte, e quindi queste due affermazioni apparentemente contraddittorie sintetizzano, diciamo così, in una conoscenza più articolata in cui appunto il sapere appare, emerge in tutto il suo carattere immediato, no? L'ora è il giorno, ma è anche la notte, o meglio, se io dico l'ora è il giorno, devo dire anche che l'ora non è il giorno, perché è la notte, come abbiamo visto nel movimento precedente. Ma torniamo un attimo a questo movimento, qui non è proprio semplice seguire il ragionamento di Hegel, ma cerchiamo di cogliere i momenti essenziali. Quindi Hegel dice la prima affermazione è l'ora, è il giorno. La coscienza indica questo suo sapere immediato, cerca in un certo senso di indicare questa sua affermazione. Affermazione in tedesco si dice behaupten, ma questa parola behaupten significa anche, diciamo così, difendere le proprie posizioni, no? Mantenere la posizione, quindi la coscienza qui è tenacemente attaccata alla sua certezza, è tenacemente attaccata, diciamo così, al suo sapere, lo vuole difendere a tutti i costi, appunto lo vuole affermare senza, diciamo così, lasciarsi irretire, no? Nel nostro domandare. Quindi la prima posizione qui della coscienza è appunto quella di dire, di affermare, no? Di behaupten, questa semplice verità: l'ora è il giorno. Ma evidentemente questa indicazione già contraddice se stessa, perché nel momento in cui io indico, nel momento in cui io indico l'ora, indico l'istante, l'istante è già passato. E dunque ecco che subito
l'indicazione dell'ora come un essente, cioè come un istante presente in questo momento, è già svanita, è già dileguata. E allora ecco che io devo ammettere che l'indicare è costituito da un secondo momento, da una seconda verità, dice Hegel, che afferma il contrario di ciò che affermava la prima verità, cioè in altre parole nega la prima verità. Io dico infatti l'ora è già stata, l'ora è già stato al maschile, perché nel momento dell'indicare ecco che quell'istante è già trascorso e quindi l'ora che io affermavo precedentemente è tolta. Togliere, abbiamo già spiegato nei video precedenti, aufheben, significa negare, ma negare conservando ciò che si toglie. Ed infatti questo ora che si toglie, perché evidentemente se dico che l'ora è già stata, sto affermando che l'ora non è o non è più, e tuttavia questo togliere dell'ora dà luogo a una terza posizione, una sintesi dei primi due momenti, perché evidentemente se io dico che l'ora è già stata, devo ammettere che il già stato non è. E dunque, se dico che il già stato non è, sto negando la negazione dell'ora. E dunque ecco che il terzo momento, che è poi il terzo momento della dialettica, la negazione della negazione, non fa altro che riportarmi all'inizio del movimento, non fa altro che in un certo senso affermare nuovamente l'ora, affermare nuovamente l'ora. L'ora non è dileguata, non è sparita, non è stata assolutamente negata quando io dicevo l'ora è già stata e quindi non è, ma l'ora si mantiene attraverso questo movimento. Questo significa in termini molto più semplici, come Hegel poi dirà nel brano successivo, che allora dilegua ma allo stesso tempo si mantiene. Voi pensate ad esempio al fatto che, diciamo così, l'ora dell'orologio, no? È fatta da una molteplicità di minuti, da una molteplicità di istanti, possiamo dire, i minuti sono fatti da una molteplicità di secondi, di altri istanti e così via. E dunque, ecco, vedete che l'ora si mantiene in questo trascorrere delle ore, così come il qui non è mai un qui immediato, dice Hegel. Quando io dico, indico il qui, ecco, noi chiediamo alla coscienza, a questa coscienza che indica, che non parla più, ma che si limita ad affermare ciò che essa ha davanti a sé, e se noi le chiediamo di indicarci ciò che essa afferma, di indicarci il qui come abbiamo fatto precedentemente per l'ora, la coscienza indica il qui, ma deve ammettere che questo qui in realtà non è qualcosa di semplice, non è semplicemente un qui, ma è un sopra e un sotto. A sua volta, se io indico il sopra di qualche cosa, il sopra lo posso distinguere ulteriormente in un sopra e un sotto. E vedete che anche nel caso del qui noi non ci troviamo di fronte a un'indicazione semplice di un oggetto semplice, ma ci troviamo di fronte ad una molteplicità, quindi ad una negazione, perché è evidente che il sotto non è il sopra, è evidente che la destra non è la sinistra e dunque che questi momenti molteplici che si negano a vicenda sono tuttavia raccolti in unità nel qui o nell'ora. Vedete, l'ora e il qui non sono qualcosa di semplice, ma sono una molteplicità di momenti e dunque il qui e l'ora contiene in sé la mediazione, così come il sapere per Hegel non è se non un sapere mediato, un sapere che accoglie in sé il movimento di diversi momenti che si negano in qualche modo affermandosi allo stesso tempo. Il sapere non è, non può essere un puro intuire, no? Come pretende la coscienza
che si limita ad indicare, perché in questo puro intuire non si distingue nulla. Il puro intuire, abbiamo già detto, è quella famosa notte dove tutte le vacche sono nere, in cui non è dato distinguere nulla. A questo punto siamo arrivati alla fine del capitolo sulla certezza sensibile e siamo arrivati alla coscienza percettiva. La coscienza percettiva che ha in un certo senso capito che il suo sapere non è mai il sapere di una cosa singolare, ma è sempre un sapere universale, ed ha capito soprattutto che questo universale non è un universale vuoto, non è un universale come quello del puro essere, no? Che non ha in sé alcuna differenza, non è un immediato, ma questo universale è appunto l'unità di una serie di differenze, di una serie di distinzioni, ed è, per dirla con Hegel, la cosa dalle molte proprietà. Ecco, questo è il nuovo oggetto che la coscienza percettiva si trova di fronte. La coscienza non è più coscienza della certezza sensibile, proprio perché ha fatto queste esperienze che l'hanno in qualche modo, attraverso il dubbio, attraverso un continuo mettersi in discussione, la coscienza ha capito qualche cosa che prima non intendeva, ha capito, come dicevamo poco fa, che l'oggetto del suo sapere non è appunto una certezza semplicemente presente davanti a me, una certezza sensibile, ma è un universale, è un concetto. Ora la coscienza della percezione fa un passettino in avanti, in più, e capisce che questo universale non è un universale astratto, non è, diciamo così, quella conoscenza più povera di cui parlava Hegel all'inizio del capitolo, e cioè la conoscenza del puro essere, ma è invece una conoscenza più articolata, no? È l'ora, che è una molteplicità di ora, è il qui, che è una molteplicità di momenti, il sopra e il sotto, la destra e la sinistra e così via, che appunto sono raccolti nell'unità della cosa dalle molte proprietà. Ecco, la coscienza percettiva o percezione ha questa convinzione di aver preso la verità, di aver afferrato finalmente la verità.